Buondì e benvenuti a una domenica in quarantena. Siccome avevo delle cose da fare da mio nonno con il legno, mi è venuta voglia di fare alcune cosette così. Allora, l'argomento di oggi sarà il legno. Io amo il legno, ci lavoro da quando facevo le elementari e spesso non ho mai tempo di lavorarci, quindi oggi ho voluto dedicare una giornata al legno. Merda. Ho ritrovato il mio vecchio arco e mi è venuta un po' di nostalgia sulle cose che costruivo sulla guerra. Per utilizzarlo mi costruirò adesso delle frecce, vi faccio vedere come facevo. Questa qua invece era la parte dove io prendevo più botte da mio nonno perché gli tagliavo i rami degli alberi. Arrivati a questo punto ho bisogno di delle piume e mi toccherà andargliela a prendere. Più dura di quel che sembra, perché ammetto che c'è un po' di paura nel prendere le oche. Oh. Sto per entrare nella gabbia del leone. Oh! Via! Via da me! Devi stare! Ok. No! Paura di farlo incazzare. Dammi una piuma. Bella. Un sacco morbida. Abbiamo fatto pace. Oh! Aspetta, fermi. Sono uscito! Sì! Che poi vi dirò, l'arciere era il mio preferito. È storta. Per raddrizzare il bastoncino bisogna metterlo sotto il fuoco, così lo raddrizzate. Ora che la freccia è dritta, più o meno, ci va fatto lo spacchetto. Ciao mamma! Ho dovuto picchiare un'orca per farlo andare. Come picchiare? Fanno una paura bestia quelle orche. Ho avuto paura. Hai avuto paura. Non perché. Allora abbiamo... Così va legato. Questa era la parte che odiavo di più in assoluto. Credo sia la freccia più brutta che abbia mai fatto. Ora questa parte qua è troppo flessibile, quindi di solito io la taglio. E ci mettevo una parte in ferro, ma ho improvvisata. Ok dai, va anche piuttosto dritta. Sì! Perché poi un'altra cosa che io amavo costruire erano le spade. Quindi usavo di solito assi vecchie, marce, ma vedremo se riusciamo ad utilizzarla. Siccome ero un appassionato dei romani, costruivo i gladi. Eccola, la nostra spadina. Adesso rifiniamola. Ora faremo il manico e ho trovato questo qua che sembra carino, abbastanza tamarro. Cioè... Perfetto, ora posso andare a conquistare il mondo. Buon signori, io spero di avervi intrattenuto questi minuti e se vi va scrivetemi nei commenti se avete delle idee. E mi raccomando ragazzi, state a casa e cercate di fare qualcosa di costruttivo. Alla prossima, ciao!